Il presidente del Consiglio Comunale di Alcamo, Baldo Mancuso, e il vice sindaco Vittorio Ferro, alla presenza di altri assessori e consiglieri comunali, hanno consegnato una targa da encomio all'astronoma alcamese Violetta Impellizzeri. Si tratta di un personale riconoscimento che il Comune di Alcamo le ha voluto conferire per la sua prestigiosa carriera nel campo della ricerca scientifica. Violetta Impellizzeri fa parte della squadra internazionale di esperti che, come già ampiamente pubblicato nel mese di aprile scorso, e trovate anche un'intervista qui su Alcamondo Blog, è riuscita a fotografare per la prima volta un buco nero nello spazio, un risultato ottenuto nell'ambito di un progetto internazionale finanziato dalla Commissione europea, al quale ha partecipato anche l'Italia. Violetta Impellizzeri lavora effettuando le osservazioni dal radiotelescopio ALMA in Cile. L'astronoma alcamese, già più di 10 anni addietro, quando lavorava all'Istituto Max Planck di Bonn in Germania, aveva scoperto l'esistenza di onde elettromagnetiche emesse dall'acqua 11 miliardi di anni fa. Incontriamo ad Alcamo una nota scienziata alcamese, Violetta Impellizzeri. Violetta Impellizzeri, che in questi anni si è resa protagonista di importanti scoperte per conoscere meglio l'universo. Ce ne vuoi parlare? Sì, ho avuto il piacere di lavorare con un gruppo che si chiama Event Horizon Telescope Consortium per osservare il buco nero supermassiccio che si trova al centro della galassia M87. Io sono stata responsabile in questi anni di sviluppare questo progetto per ALMA e unire ALMA, il nostro osservatorio, a tutti gli altri telescopi in giro per il mondo, sono altri, diciamo, 7 telescopi in totale. Per riuscire a realizzare questo bellissimo risultato. Com'è rientrare ad Alcamo ogni anno? Vieni qui, insomma, ritornare nella tua terra d'origine? Beh, ritornare ad Alcamo per me è un obbligo, diciamo, è bellissimo perché vengo, trovo le mie cose, i miei amici, andiamo al mare, ci rilassiamo un pochino, prendiamo il sole. Insomma, è un rituale obbligatorio ogni anno e fare conoscere soprattutto la Sicilia ai miei figli è importantissimo. Ecco, proprio per la notte di San Lorenzo è stato organizzato un evento a Segesta. Che cosa avete fatto esattamente? La notte di San Lorenzo è stata una serata fantastica e abbiamo ascoltato bellissima musica dell'Istituto Toscanini e fra un pezzo di musica e l'altro abbiamo parlato di astronomia, io e mio marito, che lavora pure al progetto ALMA con me, siamo due colleghi, lui è francese, abbiamo parlato di astronomia, dei buchi neri, ma pure delle stelle, abbiamo spiegato cosa sono le stelle cadenti, abbiamo parlato di quali sono le grandi domande dell'astronomia, qual è la nostra origine cosmica. Bene, quindi auspichiamo che prossimamente si possano organizzare altri eventi di questo tipo anche in altri luoghi della Sicilia per poter far conoscere meglio a tutti certi aspetti della vita, dell'universo che rimangono forse non del tutto conosciuti. Sappiamo bene che ancora c'è molto, ma molto, ma molto da conoscere. Abbiamo tantissime domande, abbiamo più domande che risposte, c'è tutto da conoscere sull'universo e comunque quello che ci interessa è fare conoscere al pubblico, alle persone, quali sono, insomma, le nostre scoperte e quali sono i nostri obiettivi e comunque fare conoscere la bellezza di quello che è il cielo, perché la bellezza deve essere il denominatore comune a tutto quello che facciamo.